alla Brocca Luigi. Anche Luisin mi chiamano perché non sono tanto alto. E anche cinese mi chiamano per colpa degli occhi un po' a mandorla. Data di nascita. Sono nato a Tortona, in provincia di Alessandria, il 22 giugno del 1920. Stato civile. Coniugato con la ninfa. Figli? Due. Professione? Ciclista. Allora, per diventare come Girardengo, devo abbassare la sella, tutta. Poi ci do l'olio nei punti giusti. Ma la Francia è lontana. Ma sì, io ci tolgo anche il carter e il parafanghi. Oh, adesso senza carter e parafanghi sì che... A Molino dei Torti, Fausto e Luigi si rincontrano ancora. Strada dura. Salita. Piaia. Buche. Sono affiancati, stanno inseguendo due. Ma la Barocca sale su a muso duro. Coppie spaesato, ma sembra resistere. Dai, finché ce n'hai io ti sfrutto. Devi solo aiutarmi ad arrivare fino a lassù. E poi, ciao Coppi, a svegoma. Ciao faccia da cinese, Castellania qui, ti saluta. Fa una smorfia che sembra un sorriso, si rivolta verso la strada, si alza in piedi sui pedali e schizza via come un lampo. Sparito. Luigi ci rimane. Porca malura, ma se cal'è sta novità? Sono 79 i corridori che si accingono a ripercorrere dopo 6 anni la penisola disastrata dalla guerra, attraverso strade impossibili e guadi di fortuna. Da pochi giorni gli italiani hanno scelto la Repubblica. Il paese intende venire fuori dall'incubo della guerra e c'è fame di vita e di evasione. L'attesa è enorme. L'organizzazione è un tantino improvvisata. I cambiamenti di itinerario sono all'ordine del giorno, ma gli italiani sono uniti nella voglia di rinascere e nell'amore per il ciclismo. Ed ecco l'ultimo, lo sfortunato ma irriducibile Malabrocca. Nonostante 4 forature rientra nel tempo massimo. Bravo Malabrocca, un applauso a Malabrocca. Il nostro Luisin è arrivato casualmente in coda alla carovana un paio di volte e la gente comincia a ricordarsi di quel nome. Malabrocca. Com'è che si chiama? Malabrocca. Eh sì, Magliabrocca. Quel nome strambo sa di vaso rotto, di furatura continua, di corridore scarso, di scalogna nera. Ci vorrebbe un informatore, qualcuno fidato che preceda la corsa, qualcuno che localizzi tra guardi a premio e torni subito a ragguagliarmi. Un poliziotto motorizzato, per esempio. Ma porca malura! Bisogna solo trovare... Signor Capitano! Quest'anno anche l'ultimo posto in classifica è decisamente ambito. I vantaggi legati alla maglia nera sono noti. Sì, ci sono i polli, i maiali, le cucine, i salotti. Ma soprattutto ci sono i soldi! Terribile, imprevisto nemico è sbucato come un fungo per andare ad annidarsi in fondo alla classifica. Carollo? Della Villier? E adesso sale sta novità, porca malura. Il nemico si chiama Carollo Sante. Anni 25, 1,74 m, capelli rosso fuoco, ex manovale vicentino. Porca malura. Carollo perde prima la rabbia, poi la vergogna e poi comincia a leccarsi i baffi. Carollo comincia a difendere la sua ultima posizione. Subito, senza darlo troppo a vedere, poi per gli Luigi prova la fuga all'indietro. La fuga all'indietro deve essere preparata per bene. Bisogna avere un amico fidato nel gruppo. Quest'amico deve far circolare la voce che ha sentito dire da Coppi che tu stai correndo per vincere la tappa, che hai preso delle bombe e che oggi non ti tiene nessuno. Ma quel giorno era l'ultimo giorno del giro. Ma la Brocca si ritrovò 59esimo a 5 minuti da Corrieri.
Carollo arrivò 65esimo. Cioè, ultimo. Porca malura.